Ci troviamo oggi a Villaggio Breda, una passeggiata davvero unica per Ottavo Colle. Infatti Villaggio Breda, qui nelle vicinanze di Grotte Celoni e Torbella Monaca, è l'unico villaggio operaio rimasto ancora intatto dall'anno di fondazione, 1939, ancora esistente a Roma. Visiteremo la pietra di fondazione, anche questo un esemplare unico a Roma, insieme a Garbatella, è l'unico quartiere che ha una pietra di fondazione. Visiteremo i lotti dell'Istituto Case Popolari Fasciste, che appunto costruirono a seguito appunto dell'impianto della fabbrica d'armi Breda. Visiteremo la chiesa e anche la targa del protagonista del film Ladri di biciclette, che viveva qui a Villaggio Breda. Hanno visto che eravamo troppo lontani dal centro e in poco tempo hanno costruito il Villaggio Breda, proprio in pochissimo tempo. Sono 380 abitazioni, devono essere un po' di più, dopo invece ne hanno fatte 380. Rimane una forte coesione con gli abitanti, infatti la passeggiata è in collaborazione col comitato di quartiere, c'è un forte orgoglio degli ex bredaroli, ovvero gli anziani ormai che lavoravano qui nella Breda, e sono state tante le battaglie che ha fatto questo villaggio, questo comitato, per non essere abbattuto o diciamo così riqualificato per tutta questa zona, che è una zona ad alta densità abitativa e ad alta diffusione. Siamo nella città diffusa, quella con pochi servizi culturali e con diverse problematiche.